23esima giornata di raccolta del farmaco. Nella sede di Federfarma Siracusa in via Aristofane si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della 23esima giornata di raccolta del farmaco organizzata dal Banco Farmaceutico dal 7 al 13 febbraio. Presenti il dottor Salvatore Caruso, presidente di Federfarma Siracusa, alcuni membri del consiglio direttivo di Federfarma, il dottor Massimo Tirantello, responsabile del banco farmaceutico per Siracusa. Sì, i volontari si mobilitano insieme alle farmacie. L'iniziativa è quanto mai attuale. È attuale perché questo è un momento in cui in molti casi le persone devono scegliere se mangiare o curarsi e questa è una situazione inaccettabile. Il banco da anni ormai svolge questo ruolo egregiamente e lo fa sul territorio. Questa iniziativa è importante perché non è una di quelle classiche iniziative per la quale non si sa chi aiutiamo e cosa succede, quindi fai una donazione e si perde. Questa è un'iniziativa legata al territorio, legata ad enti e associazioni del territorio che chiedono e che poi vengono assegnate ad una farmacia specifica. Quindi la stessa farmacia sa chi sta aiutando e in che modo. Alla farmacia viene data una lista di esigenze che possono essere soddisfatte, per cui è chiaro che una casa famiglia avrà una esigenza diversa da un centro di geriatria e quindi si potrà aiutarla non con una donazione casuale, ma mirata. In questo momento noi abbiamo 33 farmacie che hanno aderito contro le 25 dell'anno scorso, quindi un risultato per il quale si capisce quanto la solidarietà diventa importante e venga compresa, e 17 enti che verranno aiutate da queste farmacie. C'è una richiesta di circa 5.500 confezioni che noi speriamo di riuscire a soddisfare, per cui faremo i salti mortali per riuscire in questo compito. La giornata non è una giornata in realtà, ma è una settimana che comincia da martedì prossimo e finisce il lunedì successivo, con il suo apice il sabato, perché sabato prossimo ci saranno anche i volontari di Banco Farmaceutico che aiuteranno le farmacie a raccontare cosa stanno facendo e come poter aiutare questi enti. È chiaro che più farmacie significa più persone, ma significa anche per le stesse farmacie provare a fare di meglio per sensibilizzare i propri clienti, perché una informazione corretta è alla fine la cifra esigua con cui si può aiutare qualcuno, perché per un antipiretico si va anche sotto i 5 euro. È chiaro che da quel punto di vista possiamo veramente fare tanto con poco. Cominciano le farmacie, perché la farmacia per aderire a questa iniziativa è la prima che sovvenziona il banco, per cui comunque non è un'iniziativa commerciale della farmacia. La farmacia non aderisce per vendere farmaci, la farmacia paga per poter fare questa cosa e quindi è la prima che aiuta la struttura del banco a poter stare in piedi per poter dare, perché anche loro comunque hanno la necessità di essere una struttura e di poter sopravvivere. E quindi questo è un sistema virtuoso in cui ognuno fa la sua parte. Sicuramente antipiretici, antinfiammatori, analgesici, quindi farmaci per il dolore, e poi farmaci per la tosse, sicuramente, e poi anche antimicrobici intestinali o anche antisettici. Ma in genere la farmacia riesce giorno per giorno a capire cosa ancora manca, perché potrebbero soddisfare le esigenze degli analgesici subito e a quel punto si passa ad altro. Quindi di solito l'utente cosa fa? Va in farmacia, dà la sua disponibilità e la farmacia dice: guardi, in questo momento quello che sta mancando ancora sono gli sciroppi per la tosse, e allora gli daremo uno sciroppo per la tosse.